1000 volontari abilitati, 120 mezzi di protezione civile con modulo di spegnimento incendi, un elicottero regionale, 60 uomini dei vigili del fuoco dedicati giornalmente con 15 mezzi, carabinieri forestali impegnati con 30 uomini ogni giorno e relativi mezzi pronti a raddoppiare in caso di necessità ed emergenza. Un finanziamento regionale di 1.700.000 euro per fare il massimo della prevenzione e del controllo sul territorio. Questi i numeri della campagna AIB 2019 della Regione Abruzzo, che scatta il 1 luglio per terminare il 30 settembre. Abbiamo rinnovato il coordinamento tra le diverse forze, ringraziamo Vigili del Fuoco e Carabinieri Forestali che insieme ai volontari della Protezione Civile e alle nostre strutture regionali metteranno in campo i volontari, 1000 persone, 1000 volontari all'opera con 120 mezzi del sistema della Protezione Civile regionale più un elicottero che stiamo appunto prendendo nei prossimi giorni sarà operativo. E 60 unità dedicate giornalmente per i vigili del fuoco, altre 30 dei carabinieri forestali con relativi mezzi che sono pronti a raddoppiare in caso di necessità e di emergenza. Ovviamente speriamo sempre che queste emergenze non si verifichino e ci appelliamo sempre anche al buon senso e al senso di responsabilità dei cittadini, dei turisti, degli agricoltori, di quanti vanno nelle campagne, nei boschi, e a fare un corretto utilizzo di questi luoghi, a non accendere fuochi, non farlo se non in condizioni di assoluta sicurezza nelle aree dedicate. E da parte nostra mettiamo in campo tutte le risorse possibili con un finanziamento di 1.700.000 euro per fare il massimo della prevenzione e del controllo del territorio. Oggi, 15 giugno, e il prossimo 22, sono in programma due esercitazioni con la partecipazione di risorse locali, regionali e statali del sistema regionale AIB per collaudare le procedure di contrasto agli incendi boschivi. Il coordinamento delle due giornate è realizzato dalla Sala Operativa di Protezione Civile Regionale.